Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro 4 a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il salvataggio di Shondi e il suo nuovo potere. Oggi invece andremo a salvare un nuovo companion. Ma, tra l'altro ho appena visto questo cartello con scritto cane perso. Oh no, c'è anche la faccina triste, piccolo. Comunque, ma prima di farlo dobbiamo cambiarci d'abito, perché il nostro prossimo companion ha un problema con le mascotte. E quale mascotte più iconica di Pepsi Man potrebbe salvarlo? Pepsi Man! Ok, magari non ci assomiglia del tutto. Ho fatto tutto ciò che potevo per renderlo il più vicino possibile. Accontentatevi. In realtà sto accontentando me stesso, perché se lo guardi da lontano poco poco ci assomiglia. Poi vedi sta V in faccia e dici porca miseria. Comunque, l'obiettivo di oggi è salvare Pierce. Avrei voluto salvare prima Ben, però ho detto vabbè, abbiamo salvato Shondi, dobbiamo salvare Pierce, che è il nostro, diciamo, secondo in comando. Vai al Broken Shillelagh. Kinsey, we have a lead on Pierce? Been working on that, and I think I have the right cipher created. Perfetto! So what's the issue then? Oh, nothing. Sid's just asking for new programs for delivering this to you. They're just programs, Kinsey. Make the deal. You haven't heard what the programs are. Ew. Giustamente. Effettivamente, dagli, ma sì, chi se ne frega. No, 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 forse è meglio se ci pensiamo un attimo prima di dargli sti programmi. Eccomi che arrivo al Broken Shillelagh. Ecco fatto. E non ho ucciso nessuno, incredibilmente. I've been researching your friend Pierce. Are you sure you wish to retrieve him? Sì, devo recuperarlo. An honest one. Historically, you spend nearly half your time ridiculing him. Yeah, but it's all your fun. Making a man who risks his life for you and what you stand for the butt of your comedy routine. Questo è vero. All in good fun? Yes. Yes. You're a terrible person. Can you give me the goddamn cipher? Pepsi Man! I'm saving his life, you know. You don't have to convince me. Just yourself. Drink up. We're talking about this later. Pepsi Man! Scusatemi. Se non fosse che do gli episodi il nome della missione, Pepsi Man alla riscossa sarebbe perfetto. Pierce. L'ho già detto più di una volta, Pierce è forse quello più leale di tutti. E io sono contento che tu sia sano e salvo. E io ho solo le pistole, come al solito. Our own IP is attacking us, and you're making jokes? These things are trying to kill me! We'll quench your thirst, never think of that. Okay, let me stop and ask them if they're just trying to serve me a cold, refreshing drink. Serve the bugger right. Something wrong. Che diavolo è questo rumore? Oh shit, come on, we need aspetta, more guns. Voglio vedere. And there's a reason. Voglio vedere se c'è ancora il computer con Johnny Kate. Sì, c'è ancora. Andiamo a prendere il mitra, forza. Load up over there. Pierce, what was that noise? Tra poco lo scoprirai, tranquillo. Levati. Pierce, you're holding out on me. Ah, ok, è il mitra quello leggero. Aia, che male. I'd like to know why. Fucile a pompa, ti prego dimmi che è uno dei miei. Pierce, that's a giant fucking hand. Esatto. Oh, I know. Sì, lo so. Ah, è il fucile a pompa quello stupido. O meglio, mi piace un sacco sto fucile a pompa, ma non l'ho potenziato per niente. Ah, che dolor. Andiamo a prendere anche il fucile, immagino. We better find some pretty big damn guns. Hey, there's always the RPGs out on the pool deck. We had RPGs this whole time. Why don't you say so? Esatto. Blowing up the crib, okay? Ma sì, ascolta, ci hanno lanciato addosso una marea di missili, quelli della Stag, che questo posto ha resistito. Voglio dire, un RPG. Sì. Oh, calmo. Beams, just fucking perfect. Paul, you're going down, Paul. There's more ammo in the crate over there. How you like that, Paul? Yeah, take it. Prendi questo, Paul. Grazie delle munizioni. Maledetto Paul. Ah, che dolor. Gli ho colpito la mano. Ho capito. Prendile ancora, ma a sto punto
dammene subito 100, no? Sì, Paul! Fuck you, Paul! L'abbiamo colpito? Non ne sono tanto sicuro. Sono morto? Ah no, ok. Pepsi Man! Aia, che male. Maledetto Paul! Yeah, there's a helicopter up here I'm gonna climb to. You think you'll be okay on your own? Bring the chopper around, okay? Uccidi le lattine. Sarà un grande piacere. Venite a me, forza! Volete? Uccidermi? E allora provateci! Puff! Aia, che male! Ma perché mi colpiscono? Perché colpiscono me? Colpite! Pepsi Man, rialzati! Perfetto! Colpito due volte! Grazie delle munizioni, Paul! Dai! Se vi colpisco in testa, morite subito almeno! Rendiamo la cosa un filo più veloce. Munizioni, munizioni, munizioni. Grazie. That's right, line up for a whoopee. Ecco fatto. Maledetta lattina. Vieni qua. Facciamo un po' di assalti testicolari. Ecco fatto, così da farci un po' di punteggio. Ma dai, ma l'ho colpito tre volte. Che bugia. Perfetto. E come facciamo? I've been trying to figure out how to make you large enough to fight that thing. Did I hear that right? Just get to the island with the big statue on it, okay? And get Paul's attention so he follows you. La grande statua, eh? Paul's not gonna stay down. Too right, but Kinsey has an idea. Kinsey does? Mind filling me in? Allora andiamo. Big iron guy in the bay. What for? Now Kinsey loves her mysteries. Just make sure you get Paul to follow. To follow? She better have something big planned in. Mate, if you're so scared of this stuff, forza Paul, svegliati. Well, the money helps. And who said I was afraid of it? This is like when something you love is trying to kill you and you just can't stop it. Lo so, Pierce, hai ragione. Where is Pierce with that damn helicopter? Ma che cazzo stai dicendo? Sei già sull'elicottero con Pierce. Sì, ma questo non si sveglia. Ah, finalmente! Buongiorno, Paul, eh! Pierce! Fai attenzione! Aia, cosa ci ha colpiti? E soprattutto perché Paul è così lento, dannazione! Maledetto Paul! Ok, get inside the statue of Joe Magarak. Arrivo subito! Seriously? You didn't know that. Magarak. Esatto, ci ha mai interessato? Ci ha mai interessato il nome della statua? Eccoci qua. È il momento. Megazord, attivazione. Go go Power Rangers. Go go Power Ranger. All right, Joe, let's go pop us a cold one. First you gave a kick the can. Aia, che male. Don't forget about the block button. Block button? What? I labeled it for you. Mighty kind of you, Kinsey. Maledetto. Beccati questo. Look out! So, do I get to drive that thing next? Shut off. That's right, Joe. Kick his aluminum ass. Dai, colpiscimi.
Forza, Paul! Careful, he's gonna laser eye you again! Laser eye? Fuck, you know what I mean! E io... Aia! Ma non posso avvicinarmi ora, quindi, in questa fase? Hey Joe, steady! E dai! O mi spari sto laser o la smetti! Ecco fatto! Maledetta lattina! Io ti spacco la faccia! Forza! Colpiscimi col laser se ce la fai! E questo! E finalmente distrutta! Don't worry, Paul, I'll pull one out for you! Non preoccuparti, Paul! This town needs a new monument. E giustamente. Cos'è meglio se non una lattina bucata? Devo essere sincero, me lo ricordavo molto meglio questo combattimento. You ready to get out of here? Yeah. Can't wait to get back to Earth. Forgot to tell esatto. You. Earth got blown up. What? What? il Saint Flow completata. A parte che è un po' incazzato, Pierce. Avevo appena comprato casa, porca puttana. Equipaggio Pierce Washington. Nuovo amico Pierce Washington. E basta. È stata una missione emozionante. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.